Ciao Robby, ciao. Abbiamo un rocker, eh? Così dicono, così dicono. Dai, se li lascio dire agli altri, ovviamente. Beh, sì. Quindi sei nato in provincia di Milano, però so che hai girato il mondo. Sì, sono nato in provincia di Milano, però diciamo in piccola età ho cominciato a girare il mondo, ho avuto la fortuna con mio papà di girare, i miei genitori di girare il mondo, diciamo. Bello, bello questo. E vivere anche in altri paesi, quindi in altri stati, e quindi avere una mente anche musicale aperta, diciamo, 99%. Beh, insomma, quella aiuta sempre, soprattutto al giorno d'oggi, al mondo d'oggi, com'è, quindi Sì, open mind. esatto, bravissimo. E quindi è nata, diciamo, la tua passione per la musica da bambino, no? So che sentivi Eric Clapton, Jimi Hendrix. Esatto, sono stato molto influenzato ovviamente da questi personaggi, perché ovviamente in quell'epoca era giusto, diciamo giusto, erano personaggi che andavano molto e per cui se uno si appassionava, rimanevano nel cuore per sempre. Eh A parte che vabbè, gente come Clapton, come Jimi Hendrix, come Van Halen, o chi sia, anche Santana, che mi piace molto, hanno lasciato e lasciano ancora i segni. Quindi, cioè, non si può da chitarrista non amare certi personaggi, diciamo. certo, sono d'accordo con te e soprattutto anche i giovani d'oggi, i ragazzini che crescono, non possono non conoscere Clapton piuttosto che Led Zeppelin. Diciamo che dovrebbe essere un obbligo farli conoscerli, tanti ragazzini non li conoscono purtroppo e suonano lo stesso, ma invece dovrebbero conoscerli, Obbligo, essere obbligo, obbligati, bravissimi. vero. Io lo dico sempre anche nelle scuole, no? Ho molti contatti con presidi, dico, dobbiamo mettere come materia d'obbligo musica e la sua appunto storia, no? Che poi. Ovviamente l'educazione che si fa già da scuola, che lascia il segno, diciamo. Io un po' mi ha segnato anche il fatto che già dalle medie, sai che nelle scuole ovviamente come musica ti fanno suonare sempre questo, tra virgolette, cavolo di pifero, flauto, Esatto. il flauto dolce. E invece ho avuto la fortuna di avere come insegnante il chitarrista di Minoritano, che ai tempi suonava con Minoritano, e quindi lui invece che farci suonare il pifero fece praticamente una band nella classe. Disse: tu suoni questo, tu suoni l'altro, tu suoni, e formò una band e ci portò in giro anche a suonare da ragazzini, quindi da lì nacque tutto. È vero, e anche appunto sta molto al maestro, no? Poi no? Chi ti forma in fondo Certo, sta tutto. molto al maestro che ti forma e sta molto alla passione, diciamo. Sì, sei stato fortunato, Sì, diciamo che sì. E poi raccontami, so che anche vanti di qualche collaborazione, no? Con Sì, quest'anno, diciamo che l'anno scorso, l'anno fa mi sono chiuso in studio, nel mio studio, ho cominciato a scrivere un album e dopodiché ho contattato, diciamo, il grande chitarrista Ricky Portera, che è il chitarrista per 30 anni di Lucio Dalla, fondatore degli Stadio, eccetera, eccetera, e che gli ho fatto sentire qualche pezzo, lui gli sono piaciuti due pezzi in particolare, e così abbiamo collaborato nel disco su due brani. Ho il vanto di avere Ricky Portera nel mio album. Eh beh, devi anche a voce alta, sai. No, certo, ne sono molto orgoglioso e siamo diventati molto amici, una grande persona, nonché un grande chitarrista, Ricky. Sai che l'ho intervistato Ah sì? quest'estate? Sì. È venuto da Bene, me a Chiavari perché abbiamo organizzato un grande festival per Chiavari che appunto l'abbiamo dedicato a Lucio Dalla. E lui è stato ospite chiaramente insieme a. sì, avevo saputo di Sì, questa, sì, sapevo di questa sì, sì, sì. manifestazione, Ed è sì. stato un incontro splendido perché Ricky è così, come lo vedi, come insomma. Sì, lui è così, è naturale, è naturale, sincero, senza peli sulla lingua, è sincerissimo. Ed è giusto che sia così, perché specialmente in questo campo è veramente un
altri di avvoltoi, quindi è giusto essere sinceri, onesti e dirla subito come sta. Eh sì, anche perché poi... Ma anche nella vita deve essere così, ovviamente, non solo nella musica. Sì, sì, e non è così, purtroppo. Lo so. E allora, è una battaglia. E esatto. Io non ho detto la musica. Di questo album, ovviamente, il mio produttore è Ettore Di Liberto, esatto. Che è cantante, fondatore delle Custodie Cautelari, nonché... Scusa, non sento più. Sì, sì, mi senti? Sì, dicevo Ettore Di Liberto, mio produttore, fondatore delle Custodie Cautelari, e nulla, che lo voglio ringraziare, lo saluto tanto. Certo. E... ovviamente anche diciamo, l'organizzatore, il fondatore della Notte delle Chitarre, che tra l'altro ce ne sarà un bel 20 di settembre ad Asti. Esatto, esatto. Con i più grandi chitarristi nazionali ed internazionali. Esatto, e ci sarò. E ci sarai, benissimo. Ci sarai tu? Io. Bene. Sì, ci sarò anch'io, farò 3 pezzi sul finale, salirò sul palco sul finale con tutti quanti. Bene, allora ci conosceremo anche di persona. Perfetto. Sì, perfetto. Sì, sì, sì. E senti, non abbiamo detto una cosa importante, il titolo. Certo. Il titolo, il titolo del mio album. Certo, adesso ci arrivavamo. Il mio disco si chiama Fuori e Dentro di Me. Sì. È un bel disco di 12 canzoni. Sì. Che dire? Ascoltatelo, compratelo, guardate i video su YouTube. Sì. Diciamo, sono molto contento del risultato, è un bel prodotto. È un bel prodotto, è vero. Non perché è mio, ma sono molto contento di come è venuto. Sì, sì, guarda, io ti ho voluto contattare perché mi piace questo disco, soprattutto il tuo singolo Fuori e Dentro di Me. Certo. E quando l'ho ascoltato quella sera mi ha creato subito una bella adrenalina, no? Sì, è un mix veramente di note e di cuore, oltre che appunto di rock. Il video è molto bello, stimolante, niente da dire, veramente un bel prodotto. Il sintomo che l'ho sentito è Il mondo che trema. Sì, Il mondo che trema. Sì. E esatto. Ascoltatelo, guardatelo, perché veramente sei un bravissimo artista. E grazie, grazie. Insomma, le cose vadano come tu le voglia far andare, perché insomma, certo. Io dico sempre che vada come va, cioè, bisogna essere contenti anche di quello che arriva ogni giorno. Questa è la mia filosofia. Insomma, alla Ricky Portelli. Esatto. Bene. Anzi, poi magari ad Asti, se avrai una copia del tuo... Certo, ad Asti avrò le copie, sì, ce l'avrò. Avrò l'onore, ecco. Avrò praticamente, intanto tolgo l'occasione, appunto, sì? Al 20 sarò ad Asti, il 21 sarò a Melilla, provincia di Milano. Insieme ci sarà sempre Ricky Portera, ci sarà Mario Schiniro di Zucchero, ci saranno i Big Mick, ci saranno i Camaleonti, ci saranno un po' di gente. Ecco. Faremo una piccola festa in un locale qui a Mediglia, penso si chiama Mediglia, provincia di Milano. Ok, bene, quindi accorrete anche lì numerosi, perché ne vale la pena e la musica non fa mai male, no? Fino a prova contraria. Esatto. Ecco. Bene, cosa vogliamo aggiungere, Roby? Posso aggiungere solo che quest'inverno uscirà un mio nuovo singolo. Ecco. Sto già scrivendo, diciamo, il nuovo anno. Però quest'inverno già sentiremo qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo. Mi puoi anticipare il titolo? Ancora un segreto? Ma il titolo... Allora, dovrebbero essere 2 singoli che usciranno, però ancora siamo un po' indecisi quando uscirà il primo. Comunque saranno 2 singoli. Uno si chiamerà sicuramente Wally. Sì, bello. E il secondo singolo sarà una sperimentazione tra me e il cantante Rodolfo Maria Gordini, che è un tenore. Sì. E faremo un misto tra rock pop e diciamo lirica. E lirica, wow, mi piace. Quindi sarà una cosa un po' particolare, ma molto, molto, molto bella. Wow. Uscirà questo singolo
per Natale e uno per prima. Bene, allora due bei regali, ci aspettano di Natale. Esatto. In attesa ovviamente dell'album nuovo che uscirà tra il 2020 e il 2021. Sì, sì, bene, bene, lo aspettiamo con ansia. Bello, poi i nubi con la lirica sono speciali, mi piacciono. Sì, è una cosa particolare, ma all'orecchio è molto bello da sentire, devo dire. Quanta melodia, Sì, melodia a gogo, diciamo. Sì, bravo Robby, davvero. Grazie. Bravo. Allora, niente, ci vediamo presto, ci vediamo ad Asti il 20 settembre. No. Certo, volentieri, vi aspetto, vi ringrazio e saluto tutti, che dire, un abbraccione a tutti e un bacione a tutti. Grazie anche a te, a presto. Grazie a voi. Il mondo lo sai, trema anche per noi.